Sai, il problema è, lo storico dice, siamo entrati in una lunga epoca in cui ormai la guerra di classe l'hanno vinta i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Quella è una roba grossa, effettivamente, e a me mi angoscia. Io sono abbastanza egoista e autistico da dire, vabbè, io vivo la mia vita. Però se ci penso, quella è la cosa che fa più rabbia. Ecco, più che angoscia è la cosa che fa più rabbia del mondo di oggi. Perché poi non lo dice nessuno, cioè sì, no, lo dicono quelli che tanto nessuno li sta a sentire. Però ufficialmente va tutto a meraviglia, viviamo in democrazia. Ma era una cosa anche che preesisteva alla pandemia, in questi 2 anni si è acuita. Sì, adesso esce qualche articolo su come i miliardari in Italia si sono raddoppiati negli anni della pandemia, però no, certo, non è colpa della pandemia, è proprio che l'Occidente ha preso quel giro lì, ma noi ce lo ricordiamo, è tutta colpa di Margaret Thatcher, Ronald Reagan, eccetera, che brucino all'inferno, da allora il mondo è andato in quella direzione lì. Partito fortissimo, professor Barbero. Che devo dire? No, niente, salutiamo. Così, prima cosa, hai detto così, come va? Pum! Lotta di classe, ricchi, miliardari, poveri, Reagan e Thatcher bruciano all'inferno.